sull'omertà ho delle idee che sì, non sono su una posizione tradizionale. Io non credo all'omertà come espressione o fenomeno siciliano. Quando io parlo di crimine organizzato parlo anche di crimine mafioso. Direi che la mafia è un aspetto particolare del crimine organizzato. Certamente la mafia è un fatto della Sicilia occidentale. Io non ho possibilità di coinvolgere i palermitani o i cittadini di Palermo nel fenomeno dell'omertà, perché quando loro possono collaborano. Quindi l'omertà, noi quando la riscontriamo solamente nelle persone che sono vicine al reato commesso dalla mafia e quindi dal crimine organizzato. Certamente non parlerà la moglie del mafioso, non parlano i figli del mafioso ucciso, non parleranno gli amici del mafioso. Questa è omertà. Penso che intanto tutti se ne sono potuti accorgere che in qualsiasi parte del mondo, Milano, Roma e altre città d'Europa, quando si è in presenza di determinati fenomeni criminali, cioè l'estinsecazione di determinati reati, questa collaborazione a cui lei accennava di tipo anglosassone è finita, perché è facile collaborare quando la vecchietta nel terzo piano viene uccisa, perché tutti hanno visto che il nipote desideroso di soldi saliva e scendeva, la sera del delitto l'hanno visto scendere, quindi tutti lo vengono a dire. Ma quando si ci trova davanti ad una esecuzione di tipico stampo mafioso e quindi di crimine organizzato, tipico regolamento dei conti, in cui gli esecutori non conoscono i mandanti, agiscono con perfetta scelta di tempo e di mezzi, con macchine rubate, e nessuno è in grado di dare una collaborazione, cioè il passante, la persona non è in grado di dare una collaborazione effettiva. Lei a questo punto dice, ma se lui potesse la darebbe, questo non lo so. Onestamente non posso penetrare nelle intenzioni delle persone. Quelli che la potrebbero dare non la danno perché loro stessi sono coinvolti nella mafia o nel gruppo del crimine organizzato, non certamente la generalità di una città. L'omertà non è il silenzio per difendere un interesse familiare. Io direi che questo non è omertà. L'ultima ripercussione di un atteggiamento di questo genere è certamente che chi ne beneficiano sono gli spacciatori o un pochino più su. Ma io non mi sento di catalogare così semplicisticamente il comportamento di genitori nei confronti del figlio drogato come un comportamento omertoso, perché in questo caso farei un grosso favore a quelli che sono omertosi per proteggere la mafia. Io penso che ci sia un divario estremamente molto profondo. Penso che dovremmo mettere una maggiore cura nell'esame delle vittime, cioè di coloro che subiscono i reati. Il poliziotto non si conquista la fiducia perché parla lo stesso dialetto o viene dalla stessa terra della comunità in cui lavora. Quindi io penso di sì, se ha una preparazione professionale, un poliziotto può essere poliziotto contemporaneamente oggi nel 78 a Palermo, a Londra, a New York o a Milano, è la stessa cosa. Ogni qualvolta ci siamo scontrati contro questo muro di gomma che è l'omertà, perché l'omertà non è che poi chiuda, rimbalza, fa ritornare indietro, per questo per me è un muro di gomma. L'abbiamo trovata nella maniera vera, cioè quando uno non arriva a nessuna conclusione, cioè o meglio non può dimostrare niente, l'abbiamo dimostrata, cioè l'abbiamo riscontrata nel mondo criminale, a mafioso che qua a Palermo c'è stato sempre, è molto sofisticato. Questa è l'omertà, secondo me.